Hello, I'm visiting another sanctuary today. This one is close to Pisa in Italy. Secondo me i rifugi sono nati per un'urgenza. L'urgenza di trovare degli spazi sicuri per gli animali sottratti a situazioni di abuso. Servono nella pratica a dare la possibilità ad alcuni di loro di morire di vecchiaia, di essere curati, di esprimersi socialmente e affettivamente. Quando arrivano qui gli animali sono distrutti, molti di loro rotti dal dolore, dalla sofferenza, dal fatto che hanno perso individui a loro cari, figli, madri, padri, compagni. Sono individui traumatizzati, hanno paura degli umani, hanno paura di altre specie animali. Quindi nei rifugi, grazie alla cura quotidiana, alla gentilezza, al rispetto, ci sono storie di rinascita, ci sono luoghi di riabilitazione degli individui che entrano. Secondo me riusciamo a far coincidere la fatica coltivando una profonda rabbia nei confronti di un mondo che non è sano, che è violento e oppressore. Perché questo è uno dei pochi luoghi in cui c'è speranza, cioè in cui ti sembra che stai cambiando qualcosa. Probabilmente quando esci fuori ti rendi conto che non è così, forse. Vedere gli individui di cui ti prendi cura e che si riprendono in mano la loro vita, sentire che anche le persone umane trovano in un rifugio una sorta di comunità, multispecie e oltre le specie, vedere ogni giorno comunque un risultato oggettivo, a me mi dà la forza di continuare a lottare. Diciamo che sono luoghi di rabbia, di speranza, di riflessione. Vediamo i corpi martoriati degli animali che vivono qui, li vediamo morire. Diciamo, sono anche luoghi un po' di sofferenza fisica, però sono i luoghi del lieto fine questi, in un modo o nell'altro, perché gli animali muoiono di vecchiaia e sono salvi da certi giochi. Penso che con gli animali non umani che vivono ai Poasi, e non solo, io abbia un rapporto molto onesto, basato sulla conoscenza reciproca e sulla complicità. Non amo tutti allo stesso modo, sarei disonesta se dicessi che amo tutti loro allo stesso modo. Con alcuni ho condiviso quasi 10 anni di vita. Ci siamo visti a vicenda attraversare fasi di profonda conoscenza, di grande sofferenza, e diciamo che appunto da quasi 10 anni a questa parte loro sono il motivo per cui io ogni mattina mi alzo, per cui si resiste. Gli animali che vivono nei rifugi, io li descriverei come individui a sé. Non potrei descrivere Ercolino come descriverei Magda, perché sono due persone completamente diverse. Quindi io direi a chi non conosce questi animali che anche loro sono persone.